Amici di Una Mattina in Famiglia, buongiorno. Oggi ci occuperemo della 14ª edizione del Festival Teatrale per Ragazzi dal titolo Pulci nella Mente. Con noi il direttore generale Elpidio Iorio. Direttore, buongiorno. Buongiorno. Questa edizione del Festival è dedicata ad un grande artista scomparso, Lucio Dalla. Ma entriamo nel merito. Questo è un festival di teatro educativo. Che significa educare attraverso la rappresentazione teatrale? Beh, il teatro è un grande strumento di crescita. Attraverso il teatro i ragazzi liberano la mente, conoscono se stessi e imparano a conoscere gli altri. Negli anni ci sono stati importanti risultati, i ragazzi hanno fatto un percorso importante. La scelta di dedicare a Lucio Dalla la 14ª edizione di Pulci nella Mente è una scelta importante, perché Lucio Dalla è un riferimento importante di valori, importante perché è stato un artista poliedrico, un artista capace di passare dal teatro alla musica, dalla poesia alla pittura in maniera così disinvolta e naturale. Purtroppo ci troviamo in un territorio che spesso viene menzionata per la camorra e per l'immondizia. Nonostante tutto siete riusciti a creare attraverso un budget irrisorio una manifestazione la cui forza sono i ragazzi ed è fatta per i ragazzi e con i ragazzi. Sì, grazie a loro noi riusciamo ad andare avanti in un territorio, come tu dicevi, difficile e sicuramente con dei limiti non ultimi quelli economici. Però in realtà vedere questi ragazzi che da tutta Italia giungono a Sant'Arpino, vederli così entusiasti, regalarci poi emozioni scena e andarsene con le lacrime per l'esperienza vissuta, per noi è confortante.